ritmo della fanfara dei bersaglieri di Siena ha aperto la serata ospitata dalla Fortezza Medicea. Ad Arezzo è così tornato il premio Aquila d'Oro, una notte di premiazioni, esibizioni ed intrattenimento con un filo conduttore: celebrare i valori dello sport. Quest'anno, nel ricordo di Giorgio Cerbai, delegato aretino del CONI di Arezzo dal 1993 al 2021, scomparso lo scorso maggio e al quale è stato intitolato un premio speciale. Con questo evento la ginnastica Petrarca, anche con il nostro patrocinio e con la nostra sezione speciale dedicata ai giovani, vuole dare evidenza e risalto a quelli che sono i valori intrinseci dello sport e quindi tutte quelle qualità che servono per fare sport indipendentemente dai risultati, ma l'impegno, la resilienza, la voglia di impegnarsi sono componenti fondamentali di chiunque faccia sport a qualunque livello ed è giusto che ci sia anche questo tipo di riconoscimento. Tra i protagonisti della serata Daniele Bennati, CT della Nazionale Italiana, al quale è stato consegnato il premio Aquila d'Oro, il valore nel successo. Questo premio è sicuramente una bella soddisfazione, insomma ringrazio in primis la società Petrarca che mi ha contattato e hanno deciso di donarmi questo meraviglioso premio, quindi lo custodirò insieme a tutti gli altri. Tra i premiati nella categoria Resilienza, il presidente delle Misericordie d'Italia ed ex angelo custode del Papa, Domenico Giani. È un riconoscimento che davvero mi ha commosso e mi fa sempre piacere, ecco, l'amore che io ho per la città e anche insomma, sentire che la città ancora mi vuole molto bene, questo è molto bello. Ecco, i giovani sono un tessuto molto importante della nostra società, dobbiamo dedicare molto tempo a loro, spendere e investire su di loro e lo sport credo che sia davvero un catalizzatore, no? Una cosa molto importante perché esprime i valori positivi. Il premio Etica e Fair Play infine al gruppo sportivo Vigili del Fuoco e alla direttrice del Museo Archeologico Mecenate. Sono veramente molto grata alle associazioni e alle istituzioni per questo prezioso premio che vede me, il mio lavoro, ma soprattutto riconosce anche l'importanza per la città dell'istituzione museo alla quale, come dire, mi dedico con tanto amore e tanta passione.